Ciao ragazzi, allora c'è il padre De Giotto, c'ha i colloqui di scuola. Allora Pia va ai colloqui, arriva, sai, e prima c'è la professoressa di italiano. Va dalla professoressa di italiano e fa: "Buongiorno professoressa, io sono il padre De Giotto. Senta, come va mio figliolo a scuola?" Ha detto: "Guardi, suo fiolo è una tragedia. Io veramente non sa mettere in riga una frase, un soggetto, verbo, complemento, oggetto. Ma poi mi dà fastidio. Guardi, se continua così il secondo quadrimestre io lo boccio." Comincia a bere. Vabbè, vado a quella di matematica. "Buongiorno, signor professoressa, buongiorno." Dice: "Senta, io sono il padre De Giotto. Volevo sapere come va mio figliolo a scuola?" "Ah, lei è il padre De Giotto? Guardi, l'aspettavo proprio. Suo fiolo è un macello, un sumario di prima riga. Non sa fare un'addizione, una sottrazione, un'espressione di primo grado. Ma se rende conto, guardi, se continua così, io il secondo quadrimestre lo bocio." Vada a quello di chimica: "Buongiorno, sono il padre De Giotto. Come va mio fiolo a scuola?" "Lei è il padre De Giotto? Ma suo fiolo di che non sa una formula, ma manco le robe basilari. Ma guardi, se continua così il secondo quadrimestre, lo bocio." "Così vado a quello di ginnastica: buongiorno, sono padre De Giotto. Come va mio fiolo a ginnastica?" "Lei è il padre De Giotto? Ma suo fiolo, guardi, dà fastidio, rompe le scatole a tutti, non sa fare una capriola, una corsa, arriva sempre ultimo. Se continua così, è il secondo quadrimestre, lo bocio." A quello del religioso, dato del religioso, stava tranquillo: "Buongiorno, sono il padre De Giotto, come va mio figliolo a scuola?" "A lei è il padre De Giotto?" "Ma suo figliolo, guardi, non sa manco il padre nostro." "Ma lei si rende conto cosa vuole dire? Ma guardi che è il secondo quadrimestre, se continua così lo bocio." "Ma come, del religioso lo bocio?" "Io lo bocio." Niente, c'era l'ultimo della filara, meno c'era quello del disegno, oramai sconsolato, dice tanto. Allora entra dentro: "Buongiorno, senta, io sono il padre De Giotto. Come va mio figliolo a disegno?" "Chi è lei?" "Sì, sono io, sono il padre De Giotto." "Lei è il padre De Giotto? Ma io non sa da quanto tempo che l'aspetto. Ma lei non si rende conto, lei c'ha un genio dentro qua. Ma io come gli può? Guardi, ma io non glielo racconto una roba che mi è successa in classe, così lei mi capisce. Sono arrivato, volevo spiegare una tecnica da disegno. Ha detto: "Sono andato alla lavagna, no?" Perché cominciava a spiegare la tecnica. Ha detto: "C'era una mosca in questa lavagna, capirai, a me le mosche mi dà fastidio. Facevo così per mandarla via, sta mosca non andava via. Io ho dato 3-4 cazzotti per mazzarla", ha detto, "mi sono quasi sbregato una ma." E non era disegnata quella mosca, pareva vera, oh! E l'aveva disegnata suo figlio Giotto. Ma si rende conto chi c'ha lei dentro casa? Ha detto: "Mi renderò conto, guardi, mi ha disegnato una figa ante il tubo della stufa, guarda come sono ridotto." Ciao ragazzi, alla prossima!